Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare di permeabilità all'aria, anche più nota come spiffero. E la permeabilità all'aria è una parte molto importante, una prestazione molto importante che devono avere i serramenti di tutti i tipi, battenti, scorrevoli, a libro, ghigliottina, qualsiasi tipo di infisso. È una permeabilità all'aria che va a misurare appunto quanto aria passa da ogni metro quadrato di infisso. Oltre ad essere importante, è anche obbligatoria all'interno della certificazione CE e va dichiarata all'interno appunto della marcatura. Come funziona questa prova? Ogni infisso viene portato in un laboratorio notificato, praticamente un laboratorio che è certificato per fare queste prove, viene sottoposto a una pressione del vento, a una pressione di 100 pascal, che equivale a circa 45 km orari, e viene misurata quanti metri cubi di aria passa all'interno di quel serramento. La permeabilità all'aria si misura in classi, si va dalla 0, che praticamente non tiene un piffero, si parte dalla 1, che è la più scarsa, e si arriva alla 4, che è la più performante. Pensa che un serramento in classe 4, che sono i serramenti che io ti consiglio di utilizzare, fa passare solo 3 metri cubi di aria all'ora. Un serramento in classe 3 ne fa passare addirittura 9, quindi 3 volte tanto. Poi si arriva al classe 2, che fa passare 27 metri cubi di aria all'ora, quindi 3 volte tanto la classe 4 e 30 volte la classe 3 volte la classe 3 e 30 volte la classe 4, e poi si arriva alla classe 1 che fa passare 50 metri cubi di aria all'ora. La classe 1 va bene solamente in una vetrata che è poco esposta o che è in una zona, non in una camera da letto ad esempio, perché sennò diventerebbe troppo freddo quell'ambiente. Quindi la permeabilità all'aria è importantissima, scegli possibilmente una classe 4 o una classe 3, è una di quelle cose fondamentali per il risparmio energetico, perché come dico a tutti i miei clienti, l'aspetto più importante del risparmio energetico non è l'isolamento termico. L'isolamento termico viene dopo, in un secondo tempo, quindi il vetro doppio, triplo, quadruplo, il cappotto. Se io non creo il mio involucro, quindi la mia casa, completamente ermetica o quasi all'aria, è come mettere un vetro triplo e lasciare una finestra semiaperta con lo spiffero. Quindi se passa aria non avrò ottenuto nessun risparmio energetico. Quindi prima blocco l'aria, poi posso pensare di isolare. Poi quando ho bloccato l'aria ho il problema dell'aria che diventa viziata, quindi si va a arricchire troppo di umidità di CO2, ma per quello c'è ventilazione meccanica controllata che io ti ho già spiegato in altri articoli e in altri video. Quello della permeabilità all'aria è una caratteristica di una prestazione molto molto cara anche a chi fa case passive o chi fa case clima in classe A e classe Gold. Infatti una delle prove che viene fatta in quel tipo di abitazioni è mettere un ventolone gigante all'interno della porta, mettere in depressione tutta la casa o tutto l'appartamento con questa ventola e misurare le perdite di aria che ci sono, che possono passare dagli infissi, possono passare tra i collegamenti della muratura, possono passare dalle canaline dai corrugati dell'impianto elettrico e da tutte queste parti di una casa, che in una casa normale di aria ne passano delle valanghe. In una casa clima, in una casa passiva, deve essere una quota veramente veramente bassa, perché altrimenti, come ti dicevo anche prima, il risparmio energetico è nullo. Quindi permeabilità all'aria classe 4 o classe 3 possibilmente, richiede sempre prodotti certificati, che ricordo sono obbligatori per il mercato italiano. Oltre a casa clima e passive house c'è un'altra associazione, un altro marchio più che un'associazione, che ha molto a cuore questa prestazione, e è Posa Qualità. Puoi andare a vedere www.posaqualità.it. infatti chi aderisce, i serramentisti che aderiscono a questo tipo di marchio, sono sottoposti a delle prove, dove una delle prove è appunto misurare la permeabilità all'aria dei giunti, perché un infisso con una permeabilità all'aria scarsa è un infisso che termicamente non vale nulla, è un divoratore energetico. Quindi permeabilità all'aria, vi raccomando, è molto importante, classe 3 o meglio classe 4. Ciao e al prossimo video.